Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis all'interno dei nuovi Crisis Dungeon, ovvero la Caverna dei G, ovvero Cave of the G, in modalità Hard e Very Hard. Abbiamo già visto la modalità Hard, ora invece ci concentreremo sulla modalità Very Hard. Vi ricordo inoltre che tramite Crisis Dungeon, tramite Crisis Dungeon e tramite le Crisis Medal, essendo oggi il primo del mese, potete riscattare, se non l'avete ancora fatto, la copia della Buster Sword e ovviamente il nuovo ticket 5 stelle garantito che è disponibile all'interno dell'Exchange Shop. Ma detto ciò, passiamo alla Caverna dei G in versione Very Hard. Una battaglia che, a dire la verità, questa volta sono riuscito a fare praticamente in blind, anche perché sono andato con un setup abbastanza paraculo, se devo essere sincero, però fondamentalmente ha funzionato, quindi se funziona direi che va bene. Ovviamente, conoscendo i boss, conoscendo gli avversari, avrei utilizzato tutt'altro team, ma questo team che ho utilizzato vi posso garantire che funziona e potete anche giocarlo praticamente in auto. È un team che comunque funziona e che vi permette di avere degli ottimi, veramente degli ottimi risultati. Il boss è il Zentant Rattle, lo conosciamo già, è una variante appunto del Maul Crawler, che è lo stesso boss che abbiamo incontrato nella difficoltà hard, solo che questo boss ha delle debolezze diverse. In questo caso terra e acqua, e resiste tuono e vento. Anche in questo caso il boss ci suggerisce attaccanti magici, proprio perché può essere debuffato e può essere indebolito dal punto di vista magico, però non dal punto di vista fisico. Quindi che effettivamente il gioco ci suggerisce di utilizzare attaccanti magici, cosa che io ovviamente non faccio, perché come attaccante magico l'unico veramente forte è Sephiroth, che possiedo all'interno del mio account, mentre invece poi possiedo diversi personaggi che sono forti però dal punto di vista fisico. In questo caso, ovviamente, che cosa dobbiamo sottolineare? Che anche nella modalità Very Hard abbiamo attacco magico, attacco terra e attacco ghiaccio potenziati del 10%. I livelli variano dal 200.000 fino a 235.000 e gli avversari sono praticamente gli stessi, quasi, di quelli che abbiamo affrontato nella modalità Hard. Qui la differenza è che abbiamo il Cadoblebas e i due gemelli Vardayara, che sono appunto due boss intermedi che potrebbero in un qualche modo dare fastidio, però vi posso assicurare che in realtà la situazione è abbastanza gestibile, anche perché il boss è debole ad acqua. Io ho utilizzato comunque un personaggio di tipo acqua e invece poi notate che tutti gli altri avversari sono deboli a terra e ghiaccio. Quindi è vero che qui abbiamo la potenza ghiaccio e terra, diciamo, aumentata, e che quindi ci permette di capire di utilizzare personaggi ghiaccio e terra, però il boss finale è debole ad acqua e terra, quindi uno pensa, vabbè, se metto un personaggio acqua possibilmente lo sfrutto per tutta la durata della battaglia, e invece no. Quindi ragazzi, è vero che qui avete il boss finale debole ad acqua, ma cercate di sfruttare ovviamente terra e ghiaccio. Questa è una cosa che ovviamente cerco di raccomandarvi, anche perché il team che ho utilizzato io in questo caso è questo, ed è un team che ovviamente non si direbbe essere competente per questo Crisis Dungeon, e invece il fatto di giocare Zac non elementale mi ha aiutato tantissimo. Infatti il giocare personaggi non elementali, quando si hanno dei dubbi o comunque quando non si hanno degli elementi a portata di mano in grado di tenere testa ai vari nemici, giocare un alleato non elementale con un'ottima capacità offensiva è sicuramente una soluzione. E io infatti ho messo Zac non elementale proprio per aiutarmi in questa situazione. Volevo sfruttare finalmente Sephiroth acqua, visto che comunque l'ho pullato e l'ho minimamente potenziato, solo che a parte il boss finale praticamente è stato quasi una palla al piede. Ha fatto quasi tutto Zac in questo dungeon, quindi se volete utilizzare personaggi non elementali sia fisici che magici, va benissimo, va assolutamente bene.
In questo caso Matt l'ho sostituito, ho cambiato, ho messo il siringone come arma principale e poi la Brown Ball Spine per incrementare l'attacco fisico, avendo comunque sia Sephiroth che Zack entrambi attaccanti fisici, quindi ho detto tanto vale, li potenzio e quindi posso comunque buffarli e posso renderli forte all'interno di questo combattimento. Zack con prevalenza danni non elementali, ottimo rapporto di attacco con 4500, 13.000 HP che sono tantissimi, e per quanto riguarda le statistiche abbiamo il boost, boost fisico praticamente al massimo e il boost ability fisica praticamente al massimo anch'essa, con sub weapon che mi aumentano ovviamente l'attacco fisico e l'abilità fisica, HP e attacco magico fisico e poi soprattutto altro HP e difesa fisica che ho pensato di poter, diciamo, migliorare per evitare brutte sorprese, soprattutto con il boss finale, cosa che vi posso assicurare non è servita. Ovviamente limite di livello 10, essendo non elementale non metto summon ma metto le limit, preferisco le limit, e quindi Zack diciamo che riesce in un modo o nell'altro a gestire il tutto autonomamente. Matt anch'esso con 13.000 passa HP, ho cercato di aumentare un pochettino gli HP nella Very Hard perché so che comunque la Very Hard rispetto all'Hard nasconde delle infamate, e quindi ho cercato di tutelarmi un po' di più. 2872 di healing, anche in questo caso tutte le armi che mi aumentano buff, debuff, healing e HP, ovviamente tutte le materie che incrementano le stats, in questo caso healing, in questo caso attacco fisico, e poi ovviamente arma principale siringone per difendermi da ovviamente attacchi fisici e magici contemporaneamente, e la Bramble Spine per potenziare ovviamente i miei DPS. Sephiroth, che invece volevo sfruttarlo come DPS acqua finalmente, visto che comunque l'avevo pullato e volevo comunque vedere un pochettino quello che era in grado di fare prima di Ramu, visto che Ramu arriverà tra un paio di giorni, però in questo caso Sephiroth è stato comunque abbastanza lento, ed effettivamente un solo overboost nella sua arma è poco. Ho messo la Cuscious Blade per debuffare, per dare una mano con i debuff, visto che Matt e anche Zack non debuffano fondamentalmente, e ovviamente anche la skin di Sephiroth privilegia il buff debuff, quindi ho detto ma sai che c'è, faccio una sorta di ibrido e cerco di rendere Sephiroth anche mezzo debuffer, e quindi ho fatto attacco fisico acqua in questo caso con Arcanum acqua, tutte materie che mi incrementano la potenza di attacco fisico, e poi ovviamente il debuff sfruttato tramite la Cuscious Blade. Sub weapon tutte che mi permettono di incrementare l'affinità con acqua, HP e attacco fisico, e infatti riesco ad avere un boost di attacco fisico praticamente al massimo, un boost acqua di livello 6 e poi un livello di buff debuff di livello 2, che sinceramente schifo non fa. Leviathan ovviamente come summon, però vi posso garantire che questo Sephiroth avrei potuto giocarlo tranquillamente come DPS ghiaccio, così come l'ho giocato praticamente nella modalità hard, e vi posso assicurare che avrebbe fatto il devasto. Quindi vi consiglio ovviamente di non utilizzare ovviamente magie o comunque attaccanti acqua, ma utilizzate attaccante ghiaccio. Soprattutto se avete Sephiroth magico, vi posso dire che qui è veramente una manna dal cielo. Detto questo, non c'è altro che vi debba dire, vi lascio direttamente alla run non commentata come sempre del dungeon, e come sempre vi aspetto con un prossimo appuntamento. Quindi grazie ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Ciao ciao! はい。はっ。それ。それ。はっ。
Yossi.接敵、交戦する。はっ！11235-83。
よし。